Posso partire? Un omaggio a Caravaggio. Beh, può sembrare la cosa più difficile da fare, anche perché un artista realmente universalmente conosciuto attraverso quelle poche opere certe che si conoscono, che diventava un po' difficile. Se non che, avendo avuto un precedente, questa mostra li raccoglie, no? Con tre disegni degli anni, fine anni 70, dove permaneva ancora una certa concettualità, ma già citavo Caravaggio nel Sacrificio di Isacco e in altre opere, sono le opere su carta che appunto introducono un po' la mostra, e anche altre opere come quelle che abbiamo alle spalle, che è un'opera direttamente legata a Caravaggio, alle sette opere di Misericordia, oppure il grande trittico che abbiamo di fianco, che è Breve solo il tempo, un'opera, diciamo, che non ha nessun riferimento diretto con Caravaggio, se non proprio nell'impostazione scelta di alcuni elementi come il teschio, che è un elemento ricorrente nell'opera di Caravaggio, in queste, diciamo, circostanze di vita e morte che compare un po' in tutte le opere caravaggesche. E poi ci sono le opere nuove, quelle fatte appunto per la mostra che stiamo vedendo, due grandi dittici, di cui uno farà parte delle collezioni di Banca Intesa, entra nelle collezioni future, e il bozzetto. Queste grandi pareti in fondo è proprio una sorta di atelier aperto per il pubblico, perché c'è proprio la genesi dell'opera nel piccolo bozzetto all'inizio, e questa, diciamo, trasformazione che ha in un grande olio un momento, diciamo, epico, che recupera il rosso cadmio del panneggio della santa, così come anche l'abrasione del particolare del volto, dove la tela, appunto di Caravaggio, come sappiamo, rovinata perché verniciata e ancora fresca, subì una serie di abrasioni. Qui proprio c'è questa materia abrasa, questa materia densa, che in parte cancella e rivela il volto di lei. E questo grande frammento di rosso, che è il rosso appunto del panneggio della santa. L'altro grande dittico è legato al mio lavoro, diciamo, più corrente e conosciuto ormai, che è il disegno. Infatti è una grande tavola doppia siamese in cui la matita copre la vastità della tavola, e c'è questo rispecchiamento speculare del volto di lei sull'altra tavola, perché Caravaggio usava nella sua, diciamo, invenzione tecnica della luce di contrasto che poi pioveva dall'alto, riflettere le scene in uno specchio, quindi dipingeva guardando lo specchio, perché già trovava riquadrato, già in qualche modo inquadrato il soggetto. Ecco il perché di questa specularità.